Dedichiamo queste 2 ore di oggi a parlare di lirica barocca e dell'evoluzione del poema epico. Dividiamo in 2 blocchi. In questa prima ora parliamo dell'evoluzione della poesia lirica dentro il contesto del barocco che abbiamo già introdotto. Nella seconda ora vedremo come si evolve la forma, la struttura, il genere del poema epico. La lirica barocca è completamente diversa dalla lirica del Cinquecento. Questo dovrebbe aiutarci per avere ben chiare le idee. Subito partiamo da questa definizione. Siamo agli antipodi, totalmente diversa. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'introduzione a questo periodo storico, abbiamo visto il manierismo lavorare alla maniera di, e abbiamo visto che continuamente riproporre gli stessi modelli aveva stufato. E quindi, poco per volta, si va alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che stupisca. L'abbiamo detto, il fine ultimo, il fine che ricerca il barocco è lo stupore della persona che ammira un'opera d'arte, lo stupore del lettore che assiste ad una rappresentazione poetica, che legge una poesia e così via. Il classicismo ha stufato e quindi c'è la volontà di rompere tutte le idee convenzionali della poesia. Caposcuola indiscusso di questo nuovo modo di fare poesia è un poeta che si chiama Giovan Battista Marino. Tutte le convenzioni, tutti i modelli, tutte le regole. Quindi se nel Cinquecento si faceva tutto alla maniera di Petrarca e quindi esisteva il petrarchismo, nel Seicento la lirica barocca rompe tutte le convenzioni, tutta la tradizione precedente, va alla ricerca di un modernismo espressionista, un edonismo, una ricerca del piacere, una ricerca dell'estetica, del gusto per il sorprendente, qualcosa che sorprende, come il titolo del libro che voglio adottare l'anno prossimo. E si cerca di stupire il lettore. Vi leggo una citazione da Marino che penso ci faccia capire un po' il clima. Intanto i miei... Sì, Giovan Battista Marino. Intanto i miei libri, che sono fatti contro le regole, si vendono 10 scudi il pezzo e quelli che sono regolati, cioè fatti secondo le regole, se ne stanno a scopare la polvere nelle librerie. La vera regola, cuore mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente e al gusto del secolo. Quindi il fine del poeta è stupire, rompere le regole nel momento giusto. E grazie a questa rottura delle regole, a questo stupore, a questa meraviglia che si suscita, avere successo di pubblico. E effettivamente Marino ebbe un enorme successo, tant'è che come avevamo parlato di petrarchismo nel Cinquecento, nel Seicento si parlerà di marinismo. Quindi, successo, successo di pubblico. Si superano le regole del Cinquecento, si fa un nuovo modo di poesia, si fa poesia in un nuovo modo e si va alla spregiudicata ricerca del successo. L'interesse di Marino, segnatevi questo aggettivo, è prettamente estetico, estetico. Non etico, non contenutistico, come Tasso, come l'insegnare, il movere. Della Gerusalemme, no, il fine è stupire, è colpire l'immaginazione, è rappresentare qualcosa di bello, estetico, l'aspetto, l'esteriorità. E capite bene che questo
modo di fare poesia si scontra con quelli che sono i valori controriformistici. Il fine della poesia è meravigliare, creare la meraviglia, lo stupore. Anche qui la definizione celeberrima è di Marino: è del poeta al fin la meraviglia, chi non sa far stupir vada alla striglia, cioè vada a strigliare i cavalli, vada a fare lo squattero. Il poeta deve suscitare la meraviglia. E come si fa a stupire e a suscitare la meraviglia nel lettore? Attraverso arditi espedienti retorici. Se vi ricordate la lezione di introduzione che abbiamo fatto al barocco, avevamo parlato di Torino e delle grandi opere architettoniche. Avevamo parlato, ad esempio, della cupola di Iuvarra, quella dove entrava la luce da tutte le parti, del Duomo, della Sindone, no? Vi ricordate? Ardite espressioni, figure retoriche. Come fa l'architettura barocca a suscitare stupore? Abbiamo visto a Torino con queste architetture fantastiche, fantasmagoriche, con la luce che è entrata da tutte le parti. Poi eravamo andati a Roma e abbiamo visto il gioco prospettico Trompe l'œil, vi ricordate? Ecco, la stessa cosa c'è in letteratura. Cioè uso le figure retoriche portate all'estremo per suscitare stupore. In particolar modo dobbiamo segnalare e ricordarci, perché lo vedremo spesso, è il punto chiave, uno spericolato uso della metafora. Crea effetti stupefacenti. Come fa a creare effetti stupefacenti? Marino e i marinisti, non solo lui, attraverso l'uso spericolato, estremo, portato all'esagerazione della metafora, che genera concettismo. Ve lo scrivo in chat, concettismo. Allora, la tua annotazione, Giulia, ha molto senso se noi consideriamo che dopo Marino la rottura del canone cinquecentesco porta a un nuovo canone, che è quello appunto del marinismo, che è un canone completamente diverso. Certo, poi dopo Marino ci saranno gli emulatori, sicuramente sì, però è un modo di fare poesia totalmente diverso rispetto a quello del Cinquecento. Sì, diciamo che possiamo anche dire che Marino si sostituisce a Petrarca come modello di fare poesia, sì. Sì, sicuramente sì. Buona annotazione, brava Giulia. Tutto chiaro fin qui? La metafora ha una straordinaria potenza conoscitiva che viene definita e argomentata da un importante gesuita che si chiama Emanuele Tesauro. Emanuele Tesauro è un piemontese, in un'opera, in un saggio che si chiama Il cannocchiale aristotelico. Già il titolo, Emanuele Tesauro, già il titolo dovrebbe farci pensare. Ha una potenza conoscitiva molto significativa, la metafora, e questa potenza conoscitiva, cioè il fatto che la metafora serva per capire la realtà in cui viviamo, viene studiata in un saggio, in un testo che appunto studia la funzione della metafora, che si chiama Cannocchiale aristotelico ed è scritta dal gesuita piemontese Emanuele Tesauro. Riccardo? Sì? Esattamente, ha scritto un trattato che si chiama Cannocchiale aristotelico sulla metafora. La tesi di Tesauro, non è un gioco di parole, inizia solo nello stesso modo, la tesi di Tesauro è che la metafora sia un mezzo di decodificazione del reale. Riccardo, mentre fai la domanda io scrivo. Dimmi pure. Ah, era rimasta la mano accesa, benissimo. Tesi
scusatemi, ho sbagliato a scrivere, è una tesi, due punti, la metafora è un mezzo di decodificazione del reale, non sono multitask. Il cannocchiale aristotelico di Tesauro. Benissimo, volevo proprio arrivare qui. Si chiama cannocchiale perché fa riferimento ovviamente a Galileo, alla scoperta tecnologica del cannocchiale. Aristotelico perché fa riferimento all'autorità di Aristotele e quindi ha un ragionamento logico deduttivo. Quindi mette insieme, è un gesuita, quindi ipse dixit, principi di autorità, conformità alla tradizione, mette insieme l'autorità con l'innovazione e ne approfitta per decodificare il reale partendo da un argomento letterario per poi arrivare alla decodificazione della realtà tutta, quindi uno strumento di conoscenza filosofica, potremmo quasi dire. Ci siamo? Aristotelico perché appunto segue il principio di deduzione logica aristotelica, quindi il principio di causa-effetto, di derivazione, i principi di identità, non identità e non contraddizione, eccetera, eccetera. Contraddizione, identità, avete fatto un po' di logica aristotelica? In filo? I principi fondamentali sono i principi di identità, di non contraddizione, cioè A è A, non può essere B, se A è A e non è B, se è B non è A, di derivazione, i principi logici aristotelici, di deduzione. Vedremo fra poco una poesia che vi farà capire bene questo tipo di concettismo, questo tipo di metafora. Onde dorate, molto famose. Onde dorate, e l'onde erano capelli, ma ci arriviamo, poi facciamo un'analisi del testo. Volevo prima mettere in luce in questa introduzione alcuni elementi della poesia marinista. Qualcosa dovrebbe tornarvi anche con Shakespeare. Innanzitutto, se dobbiamo stupire e dobbiamo raccontare, d'altronde, storie d'amore, perché ci dobbiamo inserire in un canone, che cosa cambia? Non viene più esaltata la donna e non c'è più il focus su questa donna salvifica, immaginifica, angelo, metteteci l'aggettivo che volete, che era stato nell'evoluzione della lirica da Dante e ancora prima dalla poesia trobadorica in poi. Ma si va con Marino al di là dello stereotipo, del luogo comune, del cliché, del topos, sono tutti sinonimi, luogo comune, cliché, topos, stereotipo, vuol dire del modello trito e ritrito. Marino descrive la donna in situazioni banali, quotidiane, come ad esempio l'atto del pettinarsi, e non convenzionali. Forse avete fatto quel sonetto di Shakespeare dove si diceva che amava la donna brutta, bruna, con i denti storti. Donna baffuta, sempre piaciuta. Sì. Vita quotidiana. Voi forse l'avete visto velocemente, questo è un tratto tipico ad esempio dell'ellenismo. L'avete fatto nella storia dell'arte antica. La vecchia ubriaca. La Venere che si lava è ancora una via di mezzo. È vero, però è ancora tardo classicismo, Chiara. Forse avete visto La vecchia ubriaca? No? Addirittura c'è una vecchia popolana ubriaca. Quindi non una dea, una persona qualunque, con le rughe, decrepita, ubriaca, appunto. La società che va oltre il classico, tendenzialmente, cerca un ritorno al reale. Era capitato nel mondo antico, sta capitando anche dopo il Rinascimento. Sono un po' quei cicli che Gian Battista Vico parlerebbe di corsi e ricorsi della storia. Vico lo farete in filosofia fra un po', magari lo citiamo anche in storia.
Comunque, torniamo al nostro Marino. Descrivere tutti gli elementi, tutti gli aspetti della varietà del reale attraverso situazioni inconsuete nella letteratura. Quindi sostanzialmente è una ripetizione, sto leggendo qui su questo libro molto ben fatto, una ripetizione senza fine di occasioni di meraviglia e di emozione di fronte alla varietà del reale. Ma a che cosa serve secondo voi descrivere la varietà del reale e non soffermarsi più sulla donna? Qual è il fine ultimo, oltre a suscitare stupore? Il focus su chi è? Non più sulla donna, ma... Bravo Matteo, sul poeta. Sulla persona che prova le emozioni. E quindi deve descrivere che cosa prova a vedere la donna intenta in queste azioni quotidiane. È tutto chiaro? Allora, in tre parole la vita di Marino. Sì? No, no, attenzione Matteo, descrive le donne che ama intente in occupazioni del tutto quotidiane, come ad esempio pettinarsi. Ma perché descrive queste situazioni? Attraverso i propri occhi, bravissima. Perfetto, Chiara, 10 lode, benissimo. Questo è proprio il senso, lo vediamo fra poco in Onde Dorate. Quindi la descrizione della poesia, scusate, della situazione in poesia, è un modo per far capire le emozioni che questa situazione suscita nel poeta. Allora, due parole veloci sulla vita di Marino, poi andiamo a leggere un testo. Nasce nel 1569 a Napoli, ma la vita non è impazzita a prendere appunti, la trovate anche sul vostro libro. Fino al 1600 è un signor sconosciuto, cioè non lo calcola nessuno. Nel 1602 pubblica le rime che hanno un discreto successo e gli garantiscono un incarico da cortigiano presso Clemente VIII, scusate, presso il nipote di Clemente VIII, il Papa. Quindi il cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del Papa, lo prende al suo servigio. Ci resta poco, dopo qualche anno finisce proprio a Torino, che vi ricordate abbiamo detto era il centro del barocco, alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia. Cominciamo a sentirli nominare questi Savoia e saranno importanti a partire dal 600, dal 700 e poi nell'800 saranno i protagonisti del Risorgimento. Un panegirico in lode di Carlo Emanuele I, un panegirico vuol dire una poesia che esalta qualcuno, quindi poesia encomiastica, gli vale il favore del duca e anche un titolo, un riconoscimento di cui Marino diventa molto orgoglioso, cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Potete anche non ricordarvelo, non preoccupatevi. Però questa nuova posizione di prestigio all'interno della corte di Savoia lo mette in attrito con un genovese, anch'egli poeta dilettante, ma segretario. Matteo, trovate tutto, non impazzire a scriverci tutto sul libro. Beh, bisognerebbe leggerlo il libro quantomeno, evidenziare le cose importanti. Comunque, il successo presso Carlo Emanuele I vale a Marino l'invidia del segretario, che è un genovese e che anche lui scriveva poesie, si chiama Gaspare Murtola. Gaspare Murtola. O Gaspare o Gasparo. No, non diventa duca. Il duca, che è Carlo Emanuele I, gli dà un riconoscimento. Cavaliere dell'ordine di Santi Maurizio e Lazzaro, ma non è che diventa duca, è una medaglietta. Comunque, Marino entra in contrasto con questo Gaspare Murtola, che è un poeta cortigiano, come lui, e i due combattono a serie di insulti, improperi, poesie per prendersi in giro, per pigliarsi un po' per i capelli, per qualche tempo. La faccenda finisce malissimo, con il Marino che insulta pesantemente nelle sue poesie Murtola e Murtola che gli spara.
perché quando non si riusciva a risolvere con le poesie i litigi, si passava alle pistolettate. Non muore il nostro Marino, sopravvive. Poi addirittura una rivincita morale nei confronti di Murtola, intercedendo presso il duca perché non lo condanni a morte, lo salvo. Insomma, diciamo che sono anni turbolenti. Marino, Gaspare, Murtola. Marino è un personaggio poco raccomandabile, sempre provocatore. Sì? Siamo nei primi anni del 600, 1608-9. In questi anni Marino continua a litigare con tutti, ma fra poco vi dico perché. Finisce addirittura in carcere e poi alla fine accetta l'invito di Maria de' Medici, che era la nobildonna e principessa di Firenze, che era diventata regina di Francia, e va a Parigi, dove vivrà una grande stagione di trionfo letterario. Viene considerato il grande poeta europeo per eccellenza. Nel frattempo scrive due raccolte poetiche, una che si chiama Lira, la lira, lo strumento è la corda, la lira, e a Parigi scrive invece la Galeria e la Sampogna. La Zampogna, di nuovo, la Sampogna è quella specie di cornamusa. La Sampogna sono 12 idilli pastorali bucolici, un po' come San Nazzaro, un po' come le bucoliche di Virgilio. La Lira invece è una raccolta di poesie. Matteo, semplicemente prendi il libro e evidenzia sul libro, sennò diventi matto. Ma non è una spiegazione, sto facendo semplicemente, sto alternando la spiegazione con la citazione delle opere. Ma non dovete stare impazzire a scrivere nome e opera, c'è tutto scritto sul libro, semplicemente segnatevi l'opera. Allora, la Sampogna è una raccolta di 12 poesie bucoliche, come quelle di San Nazzaro o di Virgilio. Cosa scrive Marino a Parigi, oltre alla Sampogna? Un enorme, enorme poema che si intitola Adone ed è lungo 40.000 versi, una cosa sterminata. Però dell'Adone parliamo nella seconda ora. Per finire la spiegazione su Marino, vi avevo anticipato che litigava sempre e che vi avrei spiegato perché. Non è che litiga solo perché è irascibile, certo, anche non aveva un carattere facile, ma è proprio un modo per fare autopromozione. Creare polemiche e scandali ad hoc, suscitate anche dal nulla, serviva per fare notizia, per essere sulla bocca di tutti, per vendere, l'avevamo visto anche nella citazione di prima. Benissimo, volevo proprio arrivare lì, sembra proprio uno dei nostri contemporanei. Non mi vengono gli irici, pensavo, non mi veniva un esempio pratico, però il fatto di far polemica per vendere mi sembra di una modernità, di una contemporaneità. Magari mi aiutate voi con qualche esempio, non lo so. Attinenti, non attendibili. Certo, secondo me sì, se fanno polemica tra di loro per vendere di più. Non lo so, a me veniva un po' in mente Sgarbi, quando si separano i gruppi, si riprende, certo. Non lo so, a me veniva in mente Vittorio Sgarbi, non so perché, non so se può essere un collegamento sensato, che fa un po' il personaggio per avere un tornaconto d'immagine, no? Anche De Luca, è vero, bravo Martina. Però lì non deve vendere, è un po' più per visibilità. Comunque sì, sostanzialmente, questi personaggioni. E quindi questo comportamento di Marino è volto a avere successo di pubblico. Ovviamente l'anticonformismo edonistico, cioè la ricerca del piacere contro ogni conformismo alle regole, non può essere ben visto dalla Chiesa, che condanna ad esempio la donna all'indice dei libri proibiti, sia chiaro, ma l'avevamo già detto. Ultimo appunto, c'è qualcuno che accusa Marino di plagio, come faccio io con voi quando copiate i compiti. Cos'è il plagio? Quasi appropriarsi di un'opera intellettuale che non è tua.
e non dichiarare da dove l'hai presa. Ecco, che cosa risponde Marino a chi lo accusa di plagio, cioè di appropriarsi di versi altrui? Imparai sempre a leggere col rampino. Il rampino è il gancio, l'arpione. Tirando al mio proposito ciò che io ritrovava di buono, notandolo nel mio zibaldone e servendomene a suo tempo. Zibaldone è una parola che cominciamo a conoscere, importante. Vuol dire quaderno di appunti. Zibaldone è una delle opere più importanti, famose e significative di Leopardi. È il quaderno dei suoi appunti, dei suoi diari. E vedremo l'anno prossimo, studieremo a fondo per capire la poetica di Leopardi, lo zibaldone. Lo chiamano lo zibaldone dei suoi pensieri. Cosa vuol dire una minestra? Era un diario, Chiara. Se è vero, mi stai insegnando una cosa nuova? Potrebbe essere, andiamo a vedere. Vivanda composta di molti e svariati ingredienti. Qua parla di vivanda, non di minestra, però potrebbe essere. Brava Chiara, ho imparato una cosa nuova. È un po' come la satura lanx da cui derivava la satira, il piatto di primizie misto. Che lui leggeva col rampino, con l'uncino. Quando vedeva qualcosa che gli interessava, lo uncinava. E no, in realtà lui diceva che prendeva, sì, con spregiudicatezza, certo, dagli altri, ma era anche una, sottolineava sostanzialmente la natura eminentemente letteraria della sua opera. Quindi, spregiudicato, non si fa problemi, litiga per fare audience, è un personaggio totalmente diverso rispetto a quelli che abbiamo finora incontrato.